Forlì esiste una situazione che pochi conoscono. Circa una trentina di persone, tra italiani e stranieri, vivono per le strade senza fissa dimora. Un gruppo di volontari si prende la responsabilità di accudirli nei momenti di bisogno. Siamo con Jonathan Ricci della Papa Giovanni XXIII. Cosa fate come volontari per queste persone? Noi da mese di novembre abbiamo istituito un'unità di strada che si muove nelle varie parti del Forlivese per incontrarli. Noi andiamo lì dove loro sono e cosa facciamo? Portiamo delle bevande calde, delle coperte, a volte anche dei materassi, a seconda delle richieste e delle esigenze delle persone. Se ci sono dei posti liberi dentro al nostro dormitorio, che è chiamato Capanna di Betlemme, noi prendiamo le situazioni, vagliamo le situazioni, lo prendiamo e lo portiamo alla Capanna di Betlemme. Altrimenti, se non c'è posto, cerchiamo comunque di metterli in sicurezza, soprattutto nei mesi invernali. Adesso è primavera, le temperature si sono alzate, comunque fino a poco tempo fa il problema c'era, la temperatura andava sotto lo zero. E andiamo a incontrarli, inoltre ci sono un gruppo di volontarie che ci aiutano, ci supportano, tutte le notti, dalle 10 in avanti di notte fino alle 11:30, mezzanotte, andiamo nei luoghi dove loro dormono, in stazione, nelle case abbandonate, nelle fabbriche abbandonate, sotto i parcheggi, per strada, là dove loro sono. Ecco, in questo momento che arriva la primavera, la situazione cambia? No, la situazione non cambia, certo che non è critica perché non c'è problema di assideramento, quindi non ci dovrebbero essere questi tipi di problemi, però noi abbiamo piacere comunque di monitorare giorno per giorno la loro situazione per vedere se stanno bene, e in modo che siano controllati, perché ci teniamo comunque che stiano bene in salute e non corrono pericoli particolari.